due ex volti di Uomini e Donne hanno ammesso di frequentarsi dopo il programma, il colpo di scena che lascia tutti di stucco. Punto. Sta finalmente arrivando il periodo dell'anno che tutti attendono con ansia, il ritorno di Uomini e Donne. A distanza di alcuni mesi dalla scelta di Daniele al centro studio e la delusione di Ida Platano nei confronti di Mario Cusitore, il dating show di Canale 5 sta per andare nuovamente in onda con puntate totalmente inedite e ricche di colpi di scena. Seppure ci sia tanta attesa per questa nuova edizione di Uomini e Donne nei confronti di coloro che vi prenderanno parte quest'anno, in queste ultime ore stanno facendo molto chiacchierare di loro due ex protagonisti del programma, che hanno dichiarato di aver iniziato una frequentazione. Nel corso di una recentissima diretta social, infatti, i due volti del dating show hanno ammesso di essersi conosciuti ad inizio estate e, seppure non sia stato un colpo di fulmine per entrambi, hanno scelto di iniziare ad approfondire il loro rapporto. Per ora, ovviamente, non si parla di una vera e propria storia d'amore né tantomeno di relazione importante, ma i due sembrano piuttosto intenzionati ad andare a fondo. Uomini e Donne, due ex volti si frequentano fuori dal programma, di chi si tratta? Non è assolutamente la prima volta che Uomini e Donne faccia scoccare la scintilla tra i suoi protagonisti una volta spenti i riflettori. È proprio questo quello che è successo ai due ex protagonisti del programma. Parliamo di Fabio e Cristina, rispettivamente cavaliere e dama delle precedenti edizioni. Fabio, come in molti ricorderanno, ha preso parte alla scorsa edizione di Uomini e Donne e si è fatto conoscere per le sue frequentazioni, poi non andate a buon fine, con Yasna, Tiziana e Sabrina e per lo scontro in diretta con la padrona di casa. Cristina, invece, ha partecipato allo storico programma di Canale 5 diversi anni fa, conoscendo ed iniziando una storia d'amore con David Scarantino, terminata dopo la partecipazione a Temptation Island. Punto. Stando a quanto raccontato a Fra Love, i due si sarebbero conosciuti in Sicilia durante una serata e Fabio sarebbe rimasto colpito dalla bellezza della incorvaia, iniziando così a corteggiarla. Nonostante Cristina non abbia avuto un colpo di fulmine nei suoi confronti, ha scelto ugualmente di cedere alle sue avances, conoscendo ad oggi una persona splendida dal carattere forte e determinato.